Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi inauguriamo una nuova rubrica chiamata I protagonisti in bianco e nero. Ovviamente parleremo di personaggi che hanno fatto la storia della Juventus. E come prima puntata ne ho scelto uno a cui sono particolarmente affezionato, Luciano Bodini. Luciano Bodini nasce a Leno il 12 febbraio del 1954. Comincia subito a fare il portiere, cresce nelle giovanili, subito dalle giovanili si vede il suo talento fuori dal comune e nel 1979 passa alla Juventus, ufficialmente come secondo portiere, dietro a Zoff. Lui stesso dichiarò: "Sapevo che sarei stato il dodicesimo, ma anche che Zoff non era più giovanissimo. Arrivai quando alla Juventus, quando Zoff aveva 38 anni e io 25. Pensai che avrei potuto trovare spazio considerata la sua età. Doveva ritirarsi, invece è andato avanti fino a 40 anni", ricorda lo stesso Bodini. Dopo il ritiro di Zoff nel 1983-84, lui disputa le ultime partite della stagione da titolare, contribuendo alla conquista della Coppa Italia e del Mundialito per club. Per chi non lo sapesse, il mondialito del club per club allora era veramente un trofeo molto molto ambito e prestigioso. Per chi non lo sapesse, la Juve lo conquistò nell'ultima partita battendo il Flamengo 2-1. Nell'estate seguente la dirigenza bianconera decide però di acquistare dall'Avellino il promettente Tacconi. Sicché Bodini, nonostante l'iniziale ballottaggio tra i due per le chiavi della porta juventina, torna a vestire la maglia numero 12, e rifiutando però altre destinazioni, perché orgoglioso di essere in quel club in cui rimasi a lungo per Giampiero Boniperti, a cui non potevo dire di no, perché mi trattava come un figlio, e per l'allenatore anche Giovanni Trapattoni, con la quale avevo un grandissimo rapporto. La sua miglior stagione in bianconera è quella del 1984-85, quando Trapattoni lo preferisce spesso a titolare a Tacconi, affidandogli la porta della Juventus anche nella vittoriosa finale di Supercoppa Europea contro il Liverpool, nonché anche per la semifinale di Coppa dei Campioni contro i francesi del Bordeaux. Dopo aver condotto la squadra torinese alla finale della principale competizione continentale per club, però, si vede ancora una volta relegato in panchina da Tacconi nella tragica serata dell'Isère. Lui stesso dichiarò dopo: "Tacconi veniva da un periodo non esaltante, il Trap mi disse che l'avrebbero provato e poi avrebbe deciso, alla fine giocò lui. Non era in forma, ma era Tacconi." Terminata l'esperienza in bianconero, nel campionato 89-90 disputa 6 partite con la maglia del Verona. Quindi Luciano Bodini è stato un giocatore a cui sono sempre rimasto affezionato, ha dimostrato più volte la sua juventinità e come possiamo definirlo se non il numero uno dei numeri 12.